Bella a tutti ragazzi, bella a tutti. E allora, siamo di nuovo qui, siamo tornati. L'ultima volta ho fatto un video dove praticamente facevo vedere come collegare l'audio tra due PC tramite il mix amp dell'Astro A40. È una risposta per me facile perché tempo fa già io streamavo. Senza l'utilizzo del mix amp, quindi in automatico utilizzavo un software gratuito e quindi già sapevo come fare. Oggi ho deciso di farvi un altro video dove praticamente utilizzerò un software gratuito che utilizzavo prima onestamente di avere le Astro. Quindi magari qualche piccolo streamer che vuole iniziare a streamare con doppio PC, non vuole spendere molti soldi e tutto. Questo è un modo gratuito e molto semplice per poter streamare tramite due PC e poter passare l'audio. Perché come ho detto in precedenza, passare il video è molto semplice. Il problema è soprattutto quando bisogna passare l'audio. Allora, il programma in questione si chiama Voice Meter Banana, ovviamente vi lascerò il link in descrizione. Il programma è questo. Ora, io già il programma l'ho settato, ci sono varie guide su YouTube stesso per vedere come settare al meglio questo programma. Io il consiglio che vi posso dare è di copiare i miei stessi settaggi, adesso ve li dico, però se magari qualcuno vuole migliorare qualcosa per quanto riguarda l'audio, vi sono tantissimi video dove spiegano come fare. A meno che arriviamo a 100 like e cercherò anch'io di fare una guida per spiegarvi come gestire al meglio questo programma. Allora, come potete vedere qua, vi ho fatto scaricare questa versione che è la versione più grande, diciamo, la migliore versione che c'è di VoiceMeeter, perché ve ne sono tre se non erro, però vi consiglio di scaricare questa. Questa versione la dovete scaricare sia nel PC da streaming e sia nel PC da gaming. Io in questo momento mi trovo nel PC da gaming. Ora, input 1, voi dovete sempre inserire un microfono. Io in questo caso ho inserito il microfono delle mie Astro. Potete inserire un microfono esterno, quello che volete. Stessa cosa potete fare nell'input 2, cioè tutto quello che volete che passi da questo programma, da questo PC all'altro, lo dovete mettere come input. Ora, la prima cosa da fare per vedere il tutto è andare su l'hardware out e andare a cliccare un hardware riuscita. Se andate su A1, in questo caso io ho messo le mie Astro e dopo praticamente inizierà un po' a partire il tutto. Non dimenticate a mettere l'hardware out, altrimenti è un casino. Poi settate, come ho detto prima, il microfono. Potete inserire un altro microfono tranquillamente. Magari qualcuno di voi utilizza programmi come VoiceMod o altri programmi del genere, dove magari vanno a modificare la voce e tutto. Potete andare a inserire un microfono virtuale, ovviamente, per far sì che la voce modificata passi anch'esso nel PC da streaming. Ora, cosa bisogna fare dopo aver settato tutto ciò? Allora, questo è un settaggio molto semplice, come ho detto, dovete soltanto mettere queste due cose e poi se volete aggiungere altro fate voi. Mentre nel PC da streaming bisognerà andare su input, non bisogna mettere nulla, ovviamente, mentre su out dovete inserire gli altoparlanti del vostro PC, così da fare in modo che quando arriva un alert di YouTube, Facebook, che sia, o anche di Twitch, mentre che siete live, voi potete sentire quest'audio. Ora, come l'audio si può passare dal PC da streaming, dal PC da gaming al PC da streaming, si può fare anche viceversa, però onestamente non ve lo consiglio, anche perché ogni tanto si sentono dei piccoli rumori e magari sono un po' fastidiosi, non è che danno tutti questi problemi, però onestamente a me mi davano fastidio, quindi ho evitato. Allora, quello che bisogna fare dopo aver settato i due programmi, dopo aver messo queste piccole impostazioni, bisogna andare su VBAN e attivare questa spunta. Allora, cliccare lì, andare su VBAN,
scritto Vban Off, cliccare e attivarla. Stessa identica cosa dovete fare nel PC da streaming, quindi attivate. Adesso vedete che in alto vi spunterà il vostro IP. Quindi, poi cosa dovete fare? Dovete prendere l'IP del PC da streaming, riportarlo qui. Attivate, mi raccomando, copiate i settaggi uguali B1, altrimenti se mettete anche la spunta, perché di base sarà anche messa su A1, guardate, sentirete di nuovo la vostra voce che vi ritornerà indietro. Prova, 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 prova. prova. Quindi disattivate A1 come spunta. Mi raccomando, qua ci deve essere scritto B1. E andate su Stream, mettete un nome che volete, io scrivo CC magari. E cliccate ok. Vabbè, questo è il voice mod, quindi sentirete la risata quando cliccherò ok. E adesso sentirete anche altre cose perché scriverò con il tastierino. E allora, cliccate qua e andate a copiare l'ID che vedete in alto centralmente, l'IP, scusate, in alto centralmente, però dal PC da streaming. Quindi andate sul PC da gaming, scrivete. Come potete vedere, se l'IP è giusto e i due PC sono collegati nella stessa rete, ovviamente, partirà questo segnalino verde. Quindi vuol dire che vi è segnale in tutto ciò. Quindi quello che dovete fare è andare a ricopiare l'IP del PC da streaming, che vedete nel programma, sempre aperto, su questa barra. Cliccare ok, se vi è il segnale verde vuol dire che siete nella giusta via. Mi raccomando, attivate sempre Vban On sia su questo PC che su quello da streaming, perché altrimenti non funzionerà nulla. Ora bisogna andare nel PC da streaming e fare la stessa identica operazione, però all'inverso. E allora, io mi trovo sempre nel PC da gaming. Ovviamente per evitare di registrare anche il PC da streaming, però vi faccio vedere, tanto la schermata sarà identica, vi faccio vedere cosa dovrebbe succedere nel PC da streaming. Adesso mettiamo caso che noi ci troviamo nel PC da streaming e abbiamo sempre Vban On, dobbiamo andare su, in questo caso nel PC da streaming dobbiamo andare nella parte superiore, cliccare su On. E basterà, siccome nel PC da gaming già c'era il segnalino verde, quindi passava un segnale, basterà andare su IP. Non bisogna nemmeno ricopiare l'IP che vediamo sopra nel PC da gaming, bisognerà soltanto andare con il tasto destro, siccome vi passa un segnale, e già farà tutto lui. Quindi tasto destro e incollate e ovviamente vi sarà il segnale. Ora, ovviamente voi non vedrete cosa succede in entrambi i PC, però vi posso garantire che se vi sono tutti e due i segnalini accesi andrà tutto bene. Qualsiasi cosa, ad esempio, voi attivate una musica, no? Io adesso mi muterò, ho attivato la musica, guardate cosa succede. Questo è il mio microfono. La musica va a parte, quindi qualsiasi audio di gioco ovviamente andrà a parte e passerà direttamente nell'altro PC. Ragazzi, è un procedimento molto facile e semplice, cioè dovete settare soltanto delle piccole cose. Nulla, vi chiedo di lasciare un like al video, di seguirmi anche sui miei social, Instagram, Twitch, YouTube e Facebook Gaming, streamo là ogni giorno quasi. E spero che il video vi sia utile e vi sia piaciuto. E nulla, alla prossima.